Ambrogio, presente. Bartolomeo, presente. Caputo, presente. Caruso, Caruso, assente. Cesario, presente. Cipollone, giustificato. Cito, presente. Commodaro, assente. Di Nardo, presente. Falbo, presente. Falcone, presente. Formoso, ha giustificato. Frammartino, assente. Fuoco, presente. Gervasi, presente. Lucente, assente. Mazzuca, Mazzuca, presente. Morrone, presente. Nigro, Nigro, assente. Nucci, presente. Paolini, ha giustificato. Perri Francesco, presente. Perri Giovanni, assente. Perugina, ha giustificato. Quintieri, Quintieri, presente. Ruffolo, presente. Sacco, assente. Salerno, ha giustificato. Savastano, presente. Spadafora, Francesco, presente. Spadafora, Giuseppe, presente. Spataro, Spataro, è assente. Caruso, presente. Ventuno consiglieri. Allora, sono presenti il sindaco e 21 consiglieri. Constatata la presenza del numero legale, dichiaro aperta la seduta e chiamo a fungere da scrutatore il consigliere Gervasi e Falcone per la maggioranza e Savastano per la minoranza. Sì, prima di passare al primo punto all'ordine del giorno, ha chiesto il consigliere Falbo di intervenire. Buonasera a tutti. No, era solo per chiedere un minuto di silenzio per la strage che è successa nel Canale di Sicilia, circa 900 morti. Penso che sia un atto doveroso da parte del Consiglio Comunale della città di Cosenza. Sì, accogliamo la richiesta, la proposta del consigliere Falbo. Minuto di raccoglimento.
Riprendiamo la seduta. Come primo punto all'ordine del giorno abbiamo l'approvazione verbale della seduta consiliare del 23 marzo 2015 e poniamola in votazione. Chi vota a favore? Chi si astiene? Chi vota contro? All'unanimità. Allora, secondo punto all'ordine del giorno, abbiamo la commissione d'inchiesta sugli atti relativi al concorso di idee di sistemazione di piazza Luigi Fera, istituita dal sindaco con provvedimento in nomina del 12/4/2012, relazione. Qui sostanzialmente manca il presidente della commissione, Fran Martino, e manca anche il vice Salerno, quindi diciamo che in assenza siamo impossibili, perché aveva preparato anche una relazione. A questo punto sì, consigliere Nucci. Non credo sia prevista la discussione in questa fase. Qui c'è solamente una presa d'atto da parte del Consiglio di una relazione che viene illustrata dal Sindaco, poi eventualmente si chiederà successivamente una discussione. Quindi è solo rendere edotto il Consiglio di una relazione, si tratterebbe di una semplice lettura secondo il regolamento. Allora, la relazione era stata ovviamente preparata dal Presidente della Commissione insieme ai componenti e ovviamente in questo momento hanno chiesto di essere presenti, quindi possiamo rinviarla. Il Sindaco dà lettura di una relazione e la cosa si ferma lì, punto. Quindi ritengo doveroso il rinvio. Consigliere Spatano. Grazie Presidente, io credo che sia doveroso rinviare anche la sola lettura per un motivo semplicissimo, perché c'è stata una commissione che ha lavorato per molti mesi, altri sono corsi per stilare la relazione definitiva, quindi io credo che sia doveroso attendere che in aula ci sia almeno il Presidente della commissione. Grazie. Sì, a questo punto votiamo il rinvio del punto. Chi vota a favore? Chi si astiene? Chi vota contro? Quindi 3 astenuti, nessun contrario, il punto è rinviato. 4 astenuti? Sì. Nessun contrario, il punto viene rinviato. Passiamo adesso al terzo punto posto all'ordine del giorno, istituzione nella città capoluogo di un dipartimento universitario, individuazione misure e atti propedeutici alla realizzazione dell'iniziativa come atto di indirizzo. Primo firmatario al consigliere Nucci, a cui do la parola. Intervengo per chiedere su questo punto il rinvio dei lavori, atteso il rinvio del punto, atteso che viene a mancare il secondo firmatario che con me è estensore di quella richiesta, che è il collega Salerno, che mi ha chiesto espressamente di poter differire alla prossima seduta la trattazione del punto e dare anche la possibilità ad altri consiglieri, qualora lo volessero, di partecipare a una sorta di gruppo di studio per l'elaborazione di un documento il più articolato e il più completo possibile. Quindi, se l'Aula vuole accettare questa richiesta di rinvio, io chiedo appunto che venga discusso nella prossima seduta del Consiglio. Grazie. Sì, se non ci sono interventi a favore o contro, poniamo in votazione la richiesta di rinvio del terzo punto all'ordine del giorno. Chi vota a favore? Chi si astiene? Chi vota contro? All'unanimità il punto è rinviato alla prossima seduta. Passiamo quindi alla trattazione del punto 4, posto all'ordine del giorno, vendita dei terreni centro città, discussione su richiesta dei consiglieri Ambrogio, Nucci, Lucente, Formoso, Perugini, Savastano, Mazzuca, Perri, Giovanni e Perri Francesco. Do la parola al primo firmatario, il consigliere Ambrogio. Sì, grazie Presidente.
Allora, io approfitto della presenza del sindaco anche perché noi volevamo capire un po' con questo ordine del giorno che apparentemente poteva, anzi anche qualche collega di maggioranza, sospettava la illegittimità di questo punto all'ordine del giorno, sindaco, perché si tratta della vendita dei terreni da parte della provincia, ricadente però in una parte centrale della nostra città, una parte centrale e una parte strategica. Abbiamo voluto invece portare all'ordine un po' di silenzio in aula. Portare all'attenzione invece del Consiglio Comunale questo punto, perché riteniamo il ruolo della città di Cosenza un ruolo assai importante e fondamentale, specie per quanto riguarda lo sviluppo dell'area urbana, in quanto questi terreni ricadono tra Rende e Cosenza, e abbiamo tanti dubbi che sicuramente lei stasera, nella sua doppia veste di sindaco e presidente della provincia, potrà delucidarci. Vogliamo sapere alcune cose, perché per esempio oggi, e lei lo sa bene perché riveste un ruolo importante anche a livello nazionale nell'ANCI, sa che le amministrazioni sono indirizzate verso un indice di costruzione zero, quindi si va sempre più verso la riqualificazione dell'esistente e non verso la nuova costruzione. Allora, poiché stiamo ragionando, e qui vedo anche l'assessore Maierà che ha ben coadiuvato il piano del traffico, il piano del commercio, allora noi vogliamo che anche in relazione al piano strutturale, al vecchio piano regolatore generale che dovrà venire in consiglio, vogliamo capire che interesse dare a quella zona. Io per dare un po' l'idea, parliamo di 25.000 metri quadrati che potrebbero essere 112.000 metri cubi, che si trasformerebbero in 38.000 metri quadrati, circa 300 appartamenti. Allora vogliamo capire se lì vogliamo costruire 300 appartamenti, vogliamo costruire delle cliniche private, si parla di un grande ospedale privato, o vogliamo per esempio valorizzare una zona importante che è a servizio di una scuola importante, una scuola storica, una scuola che a radici praticamente dal 1870. E io voglio dire anche una cosa: se oggi noi pensassimo di sopprimere quei terreni alla scuola agraria, penso potremmo anche rendere un servizio, non rendere più un servizio ad una scuola così importante, se consideriamo che oggi l'università agraria, le facoltà di agraria sono le facoltà più popolate e più diffuse in Italia. Quindi in questo noi, prima di portare un documento all'attenzione dell'Aula, vorremmo capire il sindaco cosa ne pensa nella doppia veste. Dico nella doppia veste perché vogliamo capire se la vendita andrà avanti oppure le intenzioni che ha nella figura anche di sindaco in virtù del piano regolatore generale. Grazie. Prima di avviare la discussione do la parola al presidente. Esatto. E penso sia più utile per la discussione. Sì, grazie, intanto buongiorno a tutti, buonasera a tutti. No, sì, rispondo molto volentieri, ringrazio anche il consigliere Ambrogio per aver inserito questo punto all'ordine del giorno. Noi come sapete siamo nella fase di presentazione del nuovo piano strutturale comunale che
è stato, diciamo, anche illustrato nelle commissioni, credo che sia stato, abbia avuto, diciamo, tutti i passaggi che tra l'altro prevede la legge, diciamo, dalla conferenza iniziale di pianificazione fino alla stesura del documento finale. È un piano, diciamo, strutturale, che anche questa, diciamo, è una tappa importante di questa amministrazione, che adesso è stato trasmesso al Genio Civile e che verrà presentato in Consiglio per l'iter, diciamo, di approvazione, dall'adozione, poi le osservazioni dei cittadini, delle associazioni e poi l'approvazione. L'ultimo piano regolatore è più che altro una variante al piano, che è quella del 1995, che è la variante al piano Vittorini, che fu approvata, diciamo, dal Consiglio Comunale all'epoca della Giunta Mancini. E il piano Vittorini è del 1972, quindi, diciamo, sono passaggi epocali, perché segnano un po' la trasformazione poi del territorio per i decenni successivi. Il piano, come avete avuto modo di vedere poi anche nelle interlocuzioni che ci sono state nelle commissioni, è un piano che ribalta un po' quella logica, diciamo, precedente, quella degli anni 70, di espansione, diciamo, della città a macchia d'olio, che proprio era, diciamo, connaturata allo sviluppo e quindi inserita, diciamo, negli obiettivi strategici dei piani precedenti, ed è un piano, diciamo, che ha questa tendenza alla riqualificazione, al recupero, ad una città che ormai si costruisce sul costruito, diciamo, soprattutto riqualificando quelle zone che sono state, diciamo, devastate da questi concetti, dalla speculazione edilizia innanzitutto proprio degli anni 70, ma poi anche da criteri urbanistici che sono stati adesso abbandonati e che, appunto, riguardavano per esempio la cosiddetta urbanistica zone monofunzionali con i quartieri popolari, come tanti, voglio dire, in tante parti d'Italia è avvenuto, Napoli con Scambia, quartiere Levelle, Librino a Catania, lo stesso Corviale a Roma e anche a Cosenza, diciamo, i quartieri adibiti a edilizia sociale per ceti sociali meno ambienti, senza altre funzioni, quindi quartieri che poi, voglio dire, ovviamente, così come in tutte le città d'Italia, sono diventate, appunto, in quest'ottica di urbanistica zone monofunzionali, quartieri dormitorio. Si sono create zone di città senza identità, senza riconoscibilità, senza nessuna qualità architettonica, con edifici ripetuti che hanno creato poi successivamente questioni di disagio sociale e che oggi ci vediamo costretti a recuperare. Quindi questo, diciamo, è un po' il quadro, ovviamente con tante altre azioni che sono state fatte in quel periodo di espansione a nord della città, ma questa non è la sede adesso. Faccio solo questo breve inciso perché poi ovviamente presenteremo il piano in Consiglio Comunale, con l'abbandono del centro storico e quindi il conseguente degrado, per un'espansione, diciamo, più verso nord, con volumi che erano previsti nella direttrice sud-nord e che hanno, diciamo così, svuotato di fatto, portato i cittadini da una parte all'altra della città, dove sono stati creati poi a nord dei grandi elementi attrattori, come per esempio l'università, senza neanche i dovuti collegamenti, perché questa urbanistica a zone monofunzionali crea ovviamente un problema di collegamenti, che le persone si devono spostare da una parte all'altra, dalle zone dormitorio a quelle commerciali, dove lavorano, dove vivono, dove dormono, e questo nelle città dove ci sono servizi di trasporto pubblico urbano efficienti, dove ci sono sistemi di mobilità sostenibile, diciamo, si può anche sostenere e sono stati fatti dei correttivi. Da noi, come abbiamo visto, non c'è neanche la possibilità nell'area urbana, non c'è stata, adesso vedremo, perché
è in discussione al TAR questa settimana, non c'è stata neanche la possibilità di creare un sistema di trasporto pubblico integrato unico in un'area urbana che sostanzialmente è un'area urbana unica, è una città unica. Quindi è chiaro che i cittadini sono costretti a spostarsi ancora con le autovetture. Le autovetture creano traffico, inquinamento ambientale, soprattutto, tant'è che molte città le chiudono, chiudono i centri all'utilizzo delle autovetture, creano congestione urbana. E poi si dice, ma i cosentini non sono abituati a prendere la macchina. Sono abituati a prendere la macchina perché non c'è un sistema di trasporto pubblico urbano efficiente. Però questi piani, diciamo, di espansione hanno creato, diciamo, queste situazioni. E questo vuol dire, noi abbiamo trovato un piano strutturale vigente che ha ancora una volume di questo per arrivare al punto, ha una possibilità di edificazione, diciamo, su aree che sono destinate a questi residenze, uffici, per circa 4 milioni di metri cubi, ancora residui, quindi, che hanno ovviamente connaturato anche dei diritti privati, diciamo, ai proprietari che hanno pagato negli anni le tasse, diciamo, su questi terreni edificabili, e che noi siamo adesso in questa logica, diciamo, di logica appunto che, a cui lei faceva riferimento, che è una logica appunto di contenimento, diciamo, dei metri cubi. Noi abbiamo ridotto con un piano perequativo, poi magari entreremo più nel dettaglio su questi argomenti quando parleremo del piano, dai 4 milioni di metri cubi a 2 milioni di metri cubi, cioè sostanzialmente abbiamo dimezzato i volumi che l'attuale piano, diciamo, prevede ancora, diciamo, nella possibilità di edificazione della città. E soprattutto li abbiamo concentrati, questi volumi, nelle zone che vanno riqualificate per dare maggiore appetibilità, cioè abbiamo creato delle zone che sono quelle, diciamo, dei quartieri anche più disagiati, dove vanno fatte le operazioni di ricostruzione, di riabilitazione urbana, casomai rottamazione e ricostruzione proprio anche di volumi diversi, anche maggiori in quelle zone, perché in questo modo, diciamo, cerchiamo di portare altre funzioni, altre tipologie di abitazioni in quartieri dove invece ci sono abitazioni solo per ceti sociali meno ambienti, edifici popolari. Adesso, una volta c'erano i cosiddetti piani di zona, dove si concentravano gli edifici popolari soltanto in alcune zone, adesso le case sociali vengono distribuite proprio in questo piano in tutti i quartieri, in quota parte. Questo perché? Appunto per favorire l'integrazione e l'inclusione sociale. Quindi, diciamo che la sua domanda è pertinente. Ovviamente nel piano noi abbiamo eliminato le volumetrie che erano quelle, cioè abbiamo tenuto conto, diciamo, dei diritti acquisiti di chi ha presentato progetti, di chi ha avuto diciamo negli anni, diciamo, questo diritto che si era consolidato, anche perché altrimenti i cittadini presentando osservazione comunque avrebbero avuto riconosciuto in ogni caso il diritto. Quindi però abbiamo, con il piano perequativo, ad alcuni, laddove ci sono problemi legati a vincoli paesaggistici, a vincoli idrogeologici, a zone di dissesto, abbiamo tolto, diciamo, i volumi in quei casi. Abbiamo dato con il piano perequativo alle persone la possibilità di spostare questi volumi in altri contesti, dimezzandoli, diciamo, come consistenza. In queste aree a cui lei ha fatto riferimento, in quest'area particolare, perché noi come provincia abbiamo fatto un bando che non solo per quest'area, anche per il recupero di altri edifici, per la vendita di altri edifici finalizzato ovviamente al recupero. In quest'area il piano regolatore vigente prevede una volumetria, un indice di 4,5 metri cubi sul metro quadrato. E quindi, cioè, non, la provincia è proprietaria dell'area, però il comune, diciamo, non io, nel piano vecchio, nel piano che esiste, ha destinato, diciamo, questa volumetria a quest'area. Di conseguenza la provincia è proprietaria di un'area che ha un valore commerciale. Poiché qui c'è un piano
delle alienazioni, c'è un piano di valorizzazione pure, diciamo, di queste aree di cui fra l'altro noi siamo obbligati, è approvato anche dalla precedente amministrazione provinciale, per una serie di procedure legate anche al fatto, lo dico chiaramente, di voler destinare alcuni immobili a scopo sociale, perché volevo fare un discorso sull'autorecupero per alcuni edifici di questi qua, diciamo che erano, e i dirigenti mi hanno detto che era necessario fare una procedura, diciamo, di evidenza pubblica per vedere se c'erano le manifestazioni di interesse, perché altrimenti l'ente non poteva, diciamo, in qualche misura a servire o fare dei protocolli con il comune per destinare questi edifici a scopo sociale. Nel caso specifico devo dire che dopo non è stato fatto niente, però ancora non sono stati fatti questi bandi, ma è stata fatta una manifestazione di interesse per capire appunto se ci sono delle società, delle persone che sono interessate, diciamo, all'acquisto. Però successivamente io ho ricevuto anche una lettera da parte della scuola che mi dice che ci sono dei vincoli legati alla natura della proprietà, eccetera. Poi devo dire che alla natura della proprietà precedente, quando è stata ceduta, quando è stato ceduto questo terreno per fare, diciamo, questa attività anche legata, diciamo, all'edificio scolastico. E nello stesso tempo devo dire che ho verificato, seppure poi qui alla provincia avevano chiesto il certificato di destinazione urbanistica perché c'era una sentenza del Consiglio di Stato, perché quella è una zona F3 che prevede che quel volume, cioè con un indice di 4,5 metri cubi sul metro quadrato, sia destinato per il 70% a servizi e il 30% a residenza. Però successivamente, per alcuni ricorsi che hanno fatto dei privati, questa possibilità al Comune di Cosenza si era in qualche modo invertita, nel senso che in queste superfici si può anche realizzare il 70% di residenza. E quindi il Consiglio di Stato aveva un po' allargato a tutte queste aree, tutte queste zone considerate F3, seppure non c'è una richiesta specifica del Comune, perché come dopo ho approfondito, la possibilità di fare il 70% di residenza. Io per la verità questa cosa mi è sembrata un po' strana, perché per il caso specifico che era stato fatto il ricorso da parte di un cittadino, c'erano i motivi, ma questi motivi non si possono considerare, diciamo, validi per tutte le aree. Quindi ritengo che anche su questo ci sia un problema, anche sul fatto che questa zona non solo è una zona destinata a servizi, ma anche il nuovo piano che è stato adesso trasmesso al Giro Civile prevede che siano servizi. Quindi le richieste che ci sono state, per la maggior parte, diciamo, per quella almeno che riguardano tutto il complesso, sono riferite invece sostanzialmente alla possibilità di fare attività residenziali. Quindi insomma ci sono una serie di problemi su quest'area che mi inducono, e questo secondo me bisognerebbe anche incidere a livello comunale, ecco perché tutto sommato la richiesta del consigliere Ambrogio la ritengo giusta, a immaginare, diciamo, su questo, già l'ho fatto in realtà, che su quest'area sia difficile una vendita, così come della provincia, tant'è che ho immaginato proprio in questi giorni e sto portando avanti un progetto di estendere, diciamo, ad un'altra attività che noi abbiamo svolto in questo periodo, di chiedere un finanziamento e fare un progetto sugli orti solidali, sugli orti botanici con un gruppo di acquisto solidale. E nella parte, diciamo, posteriore, che sto verificando, quella che è rimasta nella zona, diciamo, che doveva essere espropriata dall'autostrada, che poi ha seguito un altro percorso, stiamo verificando se la proprietà è ancora provincia oppure invece dell'ANAS, che dovrebbe poi retrocederla al comune, ma se era prima della provincia, quindi stiamo verificando di chi è la proprietà. Pensiamo di spostare, diciamo, il quartiere fieristico con le attuali cupole, che sono adesso sono di proprietà della provincia, quindi come comune non l'abbiamo mai potuto, diciamo, smantellare, perché
o spostare, perché erano di proprietà della provincia seppure su un terreno comunale, spostare quelle cupole in quest'area, diciamo che dall'altra parte un po' prima venendo da sinistra, per creare quindi un quartiere dove da un lato abbiamo la città dei ragazzi e adesso nella parte diciamo più a nord marginale ci sono anche questi 5.000 metri adibiti ad orti botanici con l'associazione Anteas, che è una, stiamo facendo gli orti solidali, sono già in fase di costruzione. Dall'altro lato possiamo fare questi altri orti urbani collegati con la scuola, che poi sono collegati con il quartiere espositivo, dove lì può nascere effettivamente anche un quartiere espositivo di queste attività agricole, che è anche con un gruppo, con un centro per a sostegno pure delle persone magari avanti con l'età che volessero coltivare questi orti e poi fare anche delle vendite attraverso i gruppi di acquisti solidali. Quindi tutta quest'area, diciamo, compreso la città dei ragazzi, sarebbe città dei ragazzi, orti, diciamo, orti urbani con orti solidali, la scuola che comunque in qualche modo è collegata a queste aree e dalla parte, diciamo, posteriore, quella sotto l'autostrada, spostare il quartiere fieristico in modo da avere una grande area, diciamo, adibita a questa, con tutte le altre. Adesso ho sintetizzato un po' il progetto, ma il progetto è già stato presentato e quindi seppure la provincia deve rinunciare a una somma molto consistente, però siccome ci sono queste problema, e non potrebbe farlo, diciamo, dal mondo, però siccome ci sono queste problematiche che secondo me renderebbero difficile anche la vendita, se non con contenziosi poi che potrebbero innescarsi, e soprattutto vuol dire anche perché dall'altro lato, essendo sindaco della città di Cosenza, chiaramente seppur in un terreno che attualmente ha questo indice, io auspico che invece venga fuori, diciamo, questa sorta di parco urbano con gli orti botanici, con il centro quartiere fieristico, con la scuola e con la città dei ragazzi. Quindi mi piace, diciamo, come progetto sia, ci sia, diciamo, questa possibilità di creare fra Cosenza e Rende questa sorta di area. Poi ovviamente la domanda è stata solo relativa a questo terreno, ci sono altri fabbricati, ma non credo che non mi pare che nella testa del consigliere Ambrogio sia stato fatto cenno agli altri fabbricati, quindi mi fermo soltanto al terreno perché non è inutile che discuto anche degli altri. Insomma, questo è il mio interesse e noi abbiamo già presentato un progetto in questo senso e quindi credo che questa chiaramente dovremmo adesso anche recepirlo come piano strutturale, poiché qua si tratta della provincia, dovremmo anche recepirlo, diciamo, nel piano che è stato presentato, che prevede servizi, però sempre con un indice di 4,5%, dovremmo cambiare anche, diciamo, su richiesta, secondo me possiamo farlo anche del Consiglio, se lo vogliamo mettere qui a verbale, fare un'osservazione, quindi cambiare, dato ancora sul piano non abbiamo ancora portato all'adozione il piano, cambiare anche questa destinazione. Adesso qua parlo più da sindaco che non da presidente della provincia, ovviamente, perché la destinazione diventa meno, però ci sono delle problematiche, quindi non è che la provincia perde delle somme, cioè ci sono delle problematiche di per sé, qui c'è il vicepresidente che mi sta guardando male, però non è che la provincia perde un valore in termini di patrimonio, perché comunque il terreno ha già delle problematiche dovute a questi vincoli e dovute a queste situazioni, diciamo, che abbiamo riscontrato che sono pure abbastanza anomale. Grazie. Sì, si è iscritto a intervenire il consigliere Nucci. Grazie Presidente. Quando abbiamo presentato col collega Ambrogio questo ordine del giorno, avevamo intenzione di sottoporre all'amministrazione e al sindaco le problematiche che testé ha ricordato, ovvero che quest'area avesse già una vocazione ben definita, dettata dalla presenza di un istituto importante come il Tommasi, e soprattutto rappresentare che in questa parte della città probabilmente diventava...
No, la problematica non è legata al piano regolatore, è legata a un'esigenza dell'istituto che chiedeva con forza di rivedere eventualmente la destinazione anche con gli strumenti che il Comune ha a disposizione e di mettere a disposizione della scuola un'area che aveva già negli anni manifestato una sorta di vocazione. Ma soprattutto, dicevo, l'altra problematica era quella di non diciamo così, intasare una zona che era già ad alta vocazione residenziale con un'ulteriore colata di cemento che avrebbe anche svilito e snaturato quel luogo. Noi dobbiamo prendere con soddisfazione atto che c'è volontà da parte dell'amministrazione di riqualificare in senso intelligente tutta quell'area e significa quindi poter anche eventualmente considerare quello che per qualcuno è diventato un miraggio, ma forse potrebbe diventare realtà, considerare anche la collocazione in quella zona di un polo diciamo così scolastico universitario, atteso anche che abbiamo numeri alla mano potuto verificare che proprio le facoltà di agrario universitarie sono quelle diciamo così oggi molto gettonate da parte di giovani che si affacciano agli studi universitari. Se questo si potesse poi un domani anche realizzare, noi saremmo come cosentini soprattutto contenti, perché probabilmente vedremmo appagato un desiderio forte che nasce nella città, che è quello di poter disporre anche noi cosentini, anche noi città di Cosenza, di una sorta di polo universitario. E quale cosa migliore che una facoltà proprio di agraria in quell'area? Ma comunque la soddisfazione nasce in generale dalla volontà dell'amministrazione provinciale e quindi dell'amministrazione comunale, che entrambe sono guidate dalla stessa persona, di avere una riqualificazione di un certo tipo in quella zona. Poi c'è anche lo strumento urbanistico che diciamo così dà una certa garanzia anche a quei cittadini e a quei docenti sull'utilizzazione della stessa area. Io credo che questo tipo di politica di ascolto, che arriva a prescindere poi dalle carte bollate, possa essere la cosa migliore che un'amministrazione provinciale o comunale che sia mette in atto. Perché, e il sindaco mi sembra che l'abbia anche ricordato, poi bisognerebbe sempre andare ad appurare se realmente nell'atto di concessione del bene esiste questa clausola che lega a una vocazione il terreno in questione, perché se la donazione fosse stata strutturata e pensata in modo da legare il destino di quell'area solamente a un utilizzo, ovvero al servizio della scuola, beh, è chiaro che poi tutti gli altri ragionamenti verrebbero a cadere e quindi la destinazione sarebbe di fatto legata a quel tipo di utilizzo, nonostante gli indici alti o meno o le destinazioni pensate. Quindi credo di poter esprimere grande soddisfazione a nome mio personale, ma anche a nome del richiedenti del punto all'ordine del giorno, ma soddisfazione soprattutto di coloro i quali in queste settimane si sono fatti carico di portare la voce di una parte della scuola e di una parte della cittadinanza in quest'Aula per vedere, diciamo così, accolta una legittima richiesta. Grazie. Si è iscritto a intervenire il consigliere Ambrogio. Ma semplicemente e brevemente, soprattutto per ringraziare il sindaco, e io forse stasera sarà una data storica, perché forse è la prima volta che in 4 anni ci trova d'accordo, e soprattutto lo merita perché noi 20 giorni fa come partito avevamo organizzato un'assemblea degli iscritti proprio per discutere insieme ai consiglieri provinciali, per discutere di questo punto che ci preoccupava soprattutto per le sorti di un importante istituto, come diceva il collega Nucci, ma soprattutto perché tra le nostre proposte che avevamo
portato come dire, all'attenzione dei colleghi consiglieri provinciali, c'era quello della volontà di poter istituire in quella zona proprio dei parchi urbani a vocazione di orto solidale. Quindi mi fa piacere che il sindaco stasera abbia come dire, palesato la volontà dell'amministrazione e ripeto, era importante, noi abbiamo voluto portare questo ordine del giorno proprio per la doppia, per la concomitante figura del sindaco e presidente della provincia. Io ne approfitto per dire che sarebbe opportuno, anche perché lo ha detto bene il sindaco nel suo intervento, che stasera uscisse unanimemente un documento che faccia in modo per far reperire, appunto, recepire ed inserire nel piano strutturale comunale questa volontà, con un'osservazione che può essere già la discussione che si è avuta. Quindi io chiederei al Presidente, se non ci sono altri interventi, chiederei una riunione, una conferenza dei capigruppo proprio per stilare un documento e fare in modo che esca questo appunto documento, questa volontà unanime del Consiglio. Grazie. Sì, ci sono due interventi, il consigliere Giovanni Perri si è iscritto e poi il consigliere Franco Perri. Prossima volta lo facciamo congiunto, così. No, io sarò proprio brevissimo e mi associo assolutamente alle considerazioni, ne aggiungo una che per analogia, ed è il fatto di volere tenere conto anche di quelle proprietà, di quei terreni di tipo boschivo in possesso del Comune di Cosenza, perché siccome sono stati inseriti nell'elenco dei beni che possono essere dismessi, sarebbe un peccato, in quanto gli stessi potrebbero essere utilizzati, come già evidenziato in riunioni precedenti dell'Assemblea Comunale, per il conseguimento dei certificati verdi e diventare fonte di reddito continuativo per l'ente comunale, terreni per i quali è indispensabile la stesura di un piano degli interventi, il cosiddetto piano di assestamento forestale con valenza decennale, e come atto di responsabilità dell'amministrazione comunale per la tutela di un patrimonio naturale di ingente entità. Quindi che si tenga conto anche di questo, e se nella stesura del documento si può fare un accenno per un rinvio ad una futura ma prossima discussione, sarebbe un atto importante. Grazie. Sì, l'ultimo intervento è il consigliere Perri. Francesco. Sì, grazie signor Presidente, signor Sindaco, colleghi consiglieri. Io capisco la doppia funzione imbarazzante del Sindaco, che come Presidente della Provincia, poiché nell'elenco figura fra i debiti, fra i beni da vendere, da alienare, e come Sindaco di Cosenza viceversa c'è una volontà che va in tutt'altra direzione. Io sono più per la seconda ipotesi, cioè quella che hanno detto già i colleghi, però c'è una premessa che a mio avviso mette in evidenza come tante volte noi amministratori pubblici costruiamo le cose non sulla base di un progetto e di una visione, ma sulla base di episodi che quotidianamente ci capitano o verso i quali viene richiamata la nostra attenzione. Bene, il sindaco ha detto che in fase di ultimazione la discussione in via preliminare del piano strutturale comunale. Io credo che invece all'atto proprio dell'insediamento dell'amministrazione comunale questo documento andava approvato prima e intorno a questo documento poi sciorinare e quindi avanzare tutte queste ipotesi di cui si parla stasera, compreso il terreno a cui è interessato l'istituto agrario. Dico questo perché avremo modo di parlare del PSG in qualche seduta successiva a questa. Però io sono stato fra quelli che ho visto sempre la necessità che le città si dotino e non vadano a deturpare ulteriormente il territorio
cittadino, perché questa parte di cui stiamo parlando rappresenta forse uno degli ultimi siti dove il verde è presente, dove c'è un polmone di verde che garantisce aria pulita in questa parte della città, ma anche nelle aree circostanti. Capisco pure che c'è la necessità degli enti locali di rivedere un po' la gestione del proprio patrimonio, perché di recente abbiamo appreso che il Comune di Cosenza avrà dei trasferimenti di 56 euro pro capite ad abitante, il che significherà un trasferimento di 3 milioni e mezzo in meno rispetto al passato. Quindi significa che cosa? Significa che ci dobbiamo armare tutti quanti di buoni propositi e far sì che il patrimonio, il nostro possesso, non venga svenduto, non venga cartellizzato per farne degli introiti che sarebbero solo introiti di natura temporale. Diceva bene il collega Perri Giovanni, e bisogna invece pensare a utilizzare questi beni per sfruttarli, come i boschi che abbiamo in Sila. Ma ci sono anche altre strutture, per esempio la città dei ragazzi, che è una bellissima struttura. Io in passato non ero d'accordo a destinare quell'area alla città dei ragazzi, perché ritenevo superfluo questo discorso, già che la città aveva gli asili sufficienti, necessari alla domanda delle famiglie, perché quella poi era un'area importante dove potevano sorgere dei centri direzionali che potevano fare da anello di congiunzione fra Rende e Cosenza in prospettiva dell'area di una città unica, dell'area urbana unica. Allora stasera l'impegno credo che sia quello che mi hanno già anticipato i colleghi, di lavorare insieme perché l'area del terreno rimanga di gestione e di utilizzo dell'Istituto Agrario, perché dobbiamo ricordare che la Calabria, e Cosenza che fa parte della Calabria, è una delle terre d'Italia a vocazione turistica ed agricola. Quindi noi, di fronte a strutture che garantiscono ai nostri giovani di poter intraprendere il lavoro di impresario agricolo, credo che sia necessario non perdere queste eccellenze, che secondo me è una delle poche eccellenze che abbiamo nel mondo della scuola. Allora dobbiamo impegnarci tutti insieme. Una parola poi la voglio spendere su che cosa? Sul fatto che le discussioni, le volontà che spesso vengono portate all'attenzione del Consiglio Comunale poi nella sostanza non trovano attuazione nei tempi accettabili. Noi stiamo parlando da tanto tempo delle commissioni istituite qualche anno fa, la Commissione Trasporti, la Commissione di Piazza Fera, e in un ultimo c'è da nominare la commissione che credo che il sindaco quanto prima la farà, già che l'hanno deciso i capigruppo, quella sui debiti fuori bilancio, mi pare, per quanto riguarda. Dovremmo essere, per avere di fronte alla città l'impressione che siamo operativi, che traduciamo in termini immediati, quasi immediati, quelle che sono le volontà che si esprimono nelle commissioni e nel Consiglio Comunale. Allora mi auguro, e credo che sarà così, che il sindaco quanto prima provvederà a fare questa commissione, anche perché i tempi debbono essere tempi celi, ci sono rimaste aziende, imprese che aspettano di avere riconosciuto un debito e che quindi hanno necessità di incassare, di avere liquidità. Vado alla conclusione, sindaco, perché stasera credo che la discussione abbia un tono di tranquillità, di pacatezza e di serenità, perché dobbiamo prendere atto tutti quanti che in generale noi che nel piccolo siamo dei rappresentanti politici eletti, non siamo visti di buon occhio dalla cittadinanza a livello regionale, a livello nazionale. Siamo coloro responsabili del degrado, di tutte le problematiche che ahimè purtroppo ci sono in Italia, a Cosenza e in Calabria. E allora dobbiamo
guardare di più a costruire sulle ipotesi di proposte, di suggerimenti, di idee, lavorare, fare squadra, comune, insieme, al di là del ruolo che poi avremo quando ci presenteremo dinanzi al corpo elettorale, perché abbiamo bisogno di lanciare questo messaggio ai cittadini che siano propositivi, siamo positivi e lavoriamo per migliorare la vita dei cittadini, per migliorare le prospettive di occupazione dei nostri giovani, per migliorare le prospettive di tanti imprenditori, commercianti che vedono questa città che sì, è vero, è posta a sacrificio per i lavori che ci sono e che mi auguro trovi in accelerazione e presto completamento, però pensare a fare di Cosenza tutta un'isola, su questo credo che insieme qualche discussione più approfondita dovremmo farlo, perché io ricordo sempre che Cosenza vive, ha sempre vissuto sul terziario avanzato, e quindi Cosenza vive di commercio e di attività di piccoli artigiani. Ecco, concludo nel dire e nell'auspicare che nel documento che faremo troverà posto sicuramente questa volontà di far sì che i beni, compreso il terreno, di proprietà del comune vengano valorizzati e utilizzati al massimo per rendere il maggior reddito possibile, che ci consentirà poi di avere maggiori entrate e quindi di avere minore peso da gravare sui servizi che noi facciamo pagare ai cittadini, quali la spazzatura, i servizi e altri servizi. Grazie. Sì, conclusa la discussione e do la parola al sindaco. Sì, no, io semplicemente per evitare poi che la discussione assuma un indirizzo un po' troppo populista, nel senso che noi ovviamente dobbiamo essere attenti a queste cose, ma essendo al di dentro della macchina amministrativa non possiamo neanche immaginare che le cose si facciano in questi tempi. Questa adesso è una concomitanza del fatto che c'è il comune e dall'altra parte c'è la provincia, che combinazione, diciamo, in questo momento c'è un'unica unità direttiva. Però se questa area fosse stata di un privato sarebbe stato difficile. Quindi se la scuola avesse dovuto, cioè se si fosse ricordata prima, teniamo conto che il piano regolatore è del 1995. E questa destinazione, diciamo, con questo indice, diciamo, quella è stata una variante al piano Vittorini, non mi ricordo se è precedente al 95, quindi c'è un diritto privato, non c'è soltanto il diritto pubblico, c'è un diritto privato con dei diritti poi che si acquisiscono. Per cui vuol dire oggi ci troviamo in questa condizione che secondo me sarebbe opportuno, come ha detto prima il consigliere Ambrogio, nell'ordine del giorno chiedere come consiglio il cambio di destinazione d'uso del terreno, perché dall'altra parte c'è la provincia. Se ci fosse stato privato questa operazione sarebbe stata più difficoltosa. Questo lo dico perché altrimenti ognuno, no, può immaginare. Poi le città sono fatte di volumi, le città non sono campagne. Le città sono fatte di edifici, di spazi pubblici, di piazze, sono fatte, nelle città la gente, insomma, si concentra, e le città, appunto, non è che nella città bisogna demonizzare la costruzione degli edifici, ci vogliono tutte le funzioni, con i servizi, con il verde, devono essere strutturate di verde, però neanche si può dire in questo luogo non poteva venire un edificio, perché in questo luogo dal 1995 e credo anche prima, sicuramente dal 95 perché è l'ultimo piano approvato, e mai nessuno ha avuto niente da ridire, quindi sono passati quanti anni? Oggi siamo al 2015, quindi sono passati 20 anni, e non è che quando si fa una questione, se fosse stato un privato, questa storia dei vincoli, del vincolo e tutto il resto, si può fare riferita a 100 anni prima. Quindi insomma adesso teniamo conto di questa volontà, di questa necessità, però io penso che sia opportuno che il consigliere seguire la strada anche indicata dal consigliere Ambrogio, che è quella di votare in consiglio una mozione, un documento in cui si chiede appunto di cambiare, diciamo, un nuovo piano questa destinazione, altrimenti si mette in difficoltà la provincia, perché non è che la provincia con una destinazione
che prevede un indice di 4,5 metri cubi sul metro quadrato, noi l'abbiamo già fatto tenendo conto di questi ostacoli, però io penso che la strada indicata da Ambrogio sia questa volta quella giusta. Grazie. Sì, a questo punto sospendo la seduta per l'elaborazione della mozione. Siccome il nuovo piano ovviamente ha dovuto recepire, fermo restando i luoghi dove c'erano dei vincoli di natura paesaggistica, delle questioni, siccome ha dovuto recepire quello che erano i diritti acquisiti del vecchio piano, perché allora qui ci sono una serie di problematiche legate a vincoli, legate a situazioni anche che se si fanno presenti, ovviamente il nuovo piano lo avrà recepito. E per capire se un numero così esiguo in questo momento dei consiglieri può votare una sorta di richiesta di modifica o solamente un atto di indirizzo, perciò noi dobbiamo strutturare bene la richiesta, questa è la mia... Questo è un atto di indirizzo perché se no poi diventa un atto nullo e sarebbe assolutamente... Un atto di indirizzo. Sì. No, anche perché poi in realtà il documento finale che è stato redatto dall'amministrazione, che contiene queste indicazioni, che le ha recepite dal precedente piano, e adesso con questo atto di indirizzo del Consiglio Comunale l'amministrazione può variare, diciamo, quel documento. Dopodiché deve essere sempre approvato il piano in Consiglio. Quindi, no. Per l'appello. Ambrogio, presente. Bartolomeo, assente. Caputo, presente. Caruso, presente. Cesario, assente. Cipparrone ha giustificato. Cito, presente. Commodaro, presente. Di Nardo, assente. Falbo, assente. Falcone, assente. Formoso ha giustificato. Frammartino, presente. Fuoco, presente. Gervasi, presente. Lucente, presente. Mazzuca, presente. Morrone, presente. Nigro, presente. Nucci, presente. Paolini ha giustificato. Perri Francesco, presente. Perri Giovanni, presente. Perugini ha giustificato. Quintieri, presente. Ruffolo, presente. Esacco, assente. Salerno ha giustificato. Savastano, assente. Spadafora Francesco, presente. Spadafora Giuseppe, presente. Spataro Michelangelo, presente. Bartolomeo, presente. Sindaco, 20. Sono presenti il sindaco 23. E 23 consiglieri. Si prega di prendere posto, iniziamo la seduta. Constatata la presenza del numero legale, dichiaro aperta la seduta e chiamo a fungere da scrutatori i consiglieri Gervasi e Falbo per la maggioranza e il consigliere Frammartino per la minoranza. A questo punto do la parola, no, prima di dare la parola al consigliere Ambrogio, volevo avvisare l'Aula che in conferenza dei capigruppo è stata deciso anche la data del nuovo Consiglio Comunale sul bilancio,
concordate anche insieme al sindaco, sono state scelte in prima convocazione il 28 e in seconda il 30. Quindi il 28 di questo mese arriverà, sì, perché il 29 non è possibile, quindi 28 e 30 sono le due date, 28 in prima e 30 in seconda, sempre orario ore 16 come orario di convocazione. A questo punto invito i consiglieri ancora in piedi a prendere posto e do la parola al consigliere Ambrogio per la lettura del documento. Allora, premesso che l'ordine del giorno discusso in Consiglio Comunale nella seduta odierna riguarda la vendita dei terreni di proprietà della provincia ricadenti nel perimetro urbano cittadino e precisamente nelle immediate vicinanze dell'Istituto Agrario Tommasi, considerato che il terreno in questione appare più funzionale ad una destinazione più compatibile alla funzione scolastica dell'Istituto Agrario stesso, considerato che dalla discussione è emerso che potrebbero esistere dei vincoli derivanti dal l'antica donazione del terreno, il Consiglio Comunale chiede all'amministrazione di rivedere la destinazione d'uso attuale F3, convertendo gli stessi terreni ad altra destinazione e più precisamente ad uso sociale ed in particolare orto solidale urbano, nel nuovo redigendo PSC. Sì, a questo punto poniamo in votazione la mozione presentata dal consigliere Ambrogio. Chi vota a favore? Chi si astiene? Chi vota contro? All'unanimità l'approvazione della mozione. C'è una finito. A questo punto passiamo al punto 5, posto all'ordine del giorno, è chiesto di intervenire il consigliere Mazzù. Sì, no, volevo chiedere all'Aula, considerato che mancano molti consiglieri, tra cui il consigliere Paolini che era il primo firmatario del punto numero 5, se possiamo rinviarlo insieme al punto numero 6, grazie. Sì, a questo punto possiamo chiedere senza bisogno di votare, credo che l'Aula sia d'accordo, come sempre quando mancano poniamo in votazione. Chi vota a favore? Chi si astiene? Chi vota contro? All'unanimità è rinviato il punto 5 all'ordine del giorno. Punto 5 e 6, punti 5 e 6. Passiamo quindi allora al punto 7, posto all'ordine del giorno, legge del Rio, obbligo del 40% di donne in giunta, sentenza Tar Calabria. E do la parola al consigliere Lucente come prima firmataria. Sì. Buonasera. Affronto subito questo argomento. Riconoscendo che già altri si sono espressi su questo tema, per esempio Marco Ambrogio ha affrontato questo tema in questi giorni dal punto di vista dell'immagine della città e dal punto di vista economico, sottolineando soprattutto il peso che la resistenza in giudizio avrà sulle casse comunali che già hanno non pochi problemi e ne aveva ancora di più, ne ha accennato qualcun altro stasera, alla luce della notizia apparsa di recente dei tagli che Cosenza subirà per la spending review. E allora Tasi, Tari, IMU subiranno l'ennesimo aumento a danno delle famiglie, dei piccoli imprenditori, dei commercianti e così via. Io voglio puntare lo sguardo e l'attenzione soprattutto sulla dimensione culturale che la questione delle quote rosa attualmente, perché come avrò modo di dire queste quote potrebbero in futuro
diventare quote azzurre, quote celesti, ce lo auguriamo. La questione delle quote rosse che trascina con sé. Infatti, al di là degli argomenti di tipo giuridico, legali, resta il principio politico, culturale delle pari opportunità, dell'eguaglianza, del rispetto e del diritto alla diversità, che sia di genere, di razza, di religione, di specie. Capisco che per me è scontato, è anche facile, è ben nota la mia posizione e quella dalla parte politica che rappresento, non ci siamo mai sottratti alle battaglie in direzione della tutela di diritto costituzionale di tutte quelle situazioni, di quei soggetti che non si trovano nella cosiddetta normalità. Etnia, religione, handicap, animali, piante, sessualità. E potrei continuare fino ad arrivare al diritto alla buona vita, al diritto alla buona morte, alla cremazione, cioè eccetera, tutti questi temi, sempre rispettando quel principio di libertà. Libertà che si ferma solo nel momento in cui dovesse collidere con la libertà degli altri. È con questa cornice politica, culturale ed emotiva che affronto il tema, non voglio chiamarlo problema, il tema delle quote rosa. Io a proposito sono sempre stata favorevole, in genere non lo sono gli uomini o le donne, che hanno ottenuto ruoli politici e professionali grazie ad appartenenze ed appoggi casuali ben precisi. Magari solo a titolo d'esempio, perché vedove o figlie di illustri personaggi che hanno perso la vita in modo drammatico, una sorta di risarcimento, ne abbiamo tante. Che poi si siano rivelate brave, impegnate, di livello, lo hanno dimostrato dopo, rivestendo i relativi ruoli. Io penso invece a quelle donne, tante, molte, tante, molte si sono ritirate quando hanno vissuto sulla propria pelle quanto possa essere faticoso, offensivo, mortificante vedersi esclusa senza neanche un minimo di confronto, di motivazione, nonostante le loro riconosciute qualità. Allora, le quote rosa servono perché aprono maggiori spazi, maggiori opportunità alle donne, anche a quelle che non hanno appartenenze, le appartenenze citate e quelle non citate. Ecco perché sono intervenute e intervengono norme precise, chiare. Servono per rompere cristallizzazioni, consuetudini, corporativismi. Se non avessimo avuto interventi legislativi, alle donne sarebbe ancora negato il diritto di voto, altro che il diritto ad essere votate. Una legge l'ha dovuto riconoscere. E per carità, mettiamo da parte pigre, melenze, espressioni, stereotipato, tipo riserve, recinto, protezione. Non si invocano altruistiche e generose disponibilità, tra l'altro impossibili, lo sappiamo, da parte degli uomini. Si parla di un diritto costituzionale e di un conseguente dovere che le donne devono mettere in atto nell'interesse del bene comune, utilizzando le loro ormai riconosciute e inconfutabili qualità. Ed aggiungo, e mi fa piacere che stasera l'abbia sollecitato un collega consigliere, aggiungo che il 40% è già una discriminazione. Il riequilibrio più o meno corretto, considerando che la popolazione femminile è superiore a quella del maschio, almeno il 50% se parliamo di riequilibrio. E quando
sottolineo questo principio, penso che non potrebbe essere molto lontano quel futuro in cui il 40%, o meglio anche in questo caso ribadisco il 50%, sarà riservato, potrebbe essere riservato agli uomini. Quindi il tema va oltre l'efficace immagine che ha dato il titolo di un articolo della Gazzetta del Sud del 19 ultimo scorso, spruzzare di rose, di rosa anzi. Non si tratta di un contentino da elargire né di una presenza intermittente delle donne. Si tratta di far uscire Cosenza dalla sfittica e mortificante dimensione culturale in cui è stata messa dalla non applicazione della legge Del Rio. Il non rispetto di questa legge e la resistenza alla censura del TAR dà un colpo impressionante al percorso lungo, difficile, che le vostre donne, mi rivolgo agli uomini, chiaro, le vostre mogli, le vostre figlie, le vostre madri hanno fatto anche in silenzio. E in silenzio, ma provando tanto disagio e tantissima mortificazione, questo sia nelle famiglie che nella società. Dà un colpo devastante all'immagine di quella Cosenza colta, all'avanguardia storicamente, che le è sempre stata riconosciuta. A me perciò era piaciuta moltissimo la prima giunta di questa amministrazione, composta anche da 5 donne. Ne avevo apprezzato uno spirito democratico partecipativo che però, alla luce di quanto sta avvenendo, non c'era. Questo spirito non c'era. C'è stata evidentemente una sorta di alchimia di tante variabili in cui il livello politico e democratico però non era la parte dominante. E dico questo con molto rispetto, pur facendo le doverose differenze, per quanto realizzate dall'assessore in quell'esperienza. Dico questo per volere rispondere anche a quanti affermano che le donne non vengono elette. I partiti candidano poche donne e pochissime registrano consensi elettorali sufficienti ad essere elette. Comunque, io aggiungo che loro conseguono comunque risultati in termini di voto di tutto rispetto. E non mi soffermo sulla modalità di fare campagna elettorale delle donne, difficile, diversa. Certamente le donne, pur impegnate nella politica e nel sociale, non sono molto motivate ad affrontare una battaglia elettorale, battaglia, quella comunale, faticosissima, e lasciatelo dire a me. E mi scuso per l'autoreferenzialità, ma la mia storia è abbastanza significativa. Anzi, diciamo che la mia esperienza non è molto incoraggiante per le cosentine. Sono sulla scena politica della mia città, mi dicono, da circa 30 anni, non l'ho dimenticato. Il giornalista Paletti mi ha definito presenza storica e ne sono orgogliosa. Le mie elezioni sono state il frutto esclusivamente della stima, della fiducia dei cittadini e nient'altro. Dicevo, la mia storia non è attraente, perché anche quando una donna dimostra instancabile impegno, attaccamento costante, maturando esperienza, energia e competenza, non va oltre. Un uomo con lo stesso, anche meno, percorso sarebbe altrove. Io sono felice di stare qui, ormai sono pure affezionata, forse mi ricandiderò ancora. Ma un altro uomo sarebbe al Parlamento, al Senato, alla provincia.
sarebbe candidato a sindaco, e invece no. Questi ruoli devono essere funzionali al potere maschile. Questo è lo stato dell'arte ed ecco perché mi appassiono e perché continuo la battaglia. Ecco perché chiedo al sindaco di adottare un comportamento diverso. Non mi ero illusa molto sulla consapevolezza democratica da parte del sindaco nella composizione della prima giunta, cioè sul fatto che inserendo 5 donne stesse dando una risposta brillante, forte al principio della parità, ma mi andava bene comunque. Che fosse figlia famosa, che l'altra fosse moglie famosa, l'altra ancora, non mi riguarda. Erano e sono donne che anche senza esperienze amministrative pregresse si erano impegnate e si impegnano con forza e serietà. Ma ecco che, come in un famoso Alligalli, chi se lo ricorda, io lo riprendo, giusto per allentare l'attenzione, che è andata a finire così, come diceva la famosa canzone. Se prima eravamo in 5 a ballare l'Alligalli, adesso siamo in 4 a ballare l'Alligalli. Se prima eravamo in 4, in 3 e siamo arrivati ad 1. E così, dopo il rimpasto, spazio ad altri uomini. Trovo molto deludente, non tanto il rimpasto in sé, c'è stata sottovalutazione del problema, c'è stata l'idea che sarebbe passato tutto inosservato, c'è stata la rimozione anche da parte dei pressanti interlocutori politici del sindaco, pronti evidentemente a chiedere spazi di potere per altri maschi. Quello che considero grave e deludente è la resistenza alla censura del TAR. È la prova provata che il tema della parità è un orpello da escludere e eliminare in nome di maggiore forza. È grave perché in un clima culturale dove il tema della parità è ancora molto residuale, si dà la stura quando qualcuno utilizza anche termini superficiali, apolitici, di tipo troviamo delle signore. Io mi sono sentita molto mortificata leggendo alcune cose, ma diamo noi la stura ad espressioni, ad atteggiamenti psicologici e mentali di questo tipo. Sono veramente indignata. Troviamo delle signore, una donna uscirà fuori dal cilindro di questo o quell'altro politico influente. Il sindaco ha già dimostrato la disponibilità a una formazione paritaria della giunta. Lo ha fatto, con consapevolezza o meno della brillantissima operazione in termini di democrazia e di partecipazione, l'ha già fatto. E allora mostri carattere, agisca di consapevolezza. Sì, il tempo è scaduto, si è proprio brevemente, 30 secondi, 30 secondi. Oltre che track finale, minuto. Non posso perdere. Il sindaco ha ragione quando chiama in causa i partiti e le forze politiche o i singoli politici, aggiungo potenti elettoralmente naturalmente, dicendo che non hanno proposte nome di donne. Una giustificazione che ritengo molto debole, al meglio manifesta tanta ingenuità. Il senso politico, civile, legislativo, culturale della legge del Rio ha una forza in sé strepitosa ed il sindaco attualmente sotto scacco deve indurre i suoi interlocutori ad entrare nella dimensione culturale delle quote rose, soprattutto nei rimpasti, riconfermare da parte del sindaco senza se e senza ma il principio della parità è atto di forte
forte livello politico e istituzionale. Certo è delicatissimo, lo capisco, toccare, rimuovere, allontanare, diciamo, ecco, anche i termini sono delicati, assessori specialmente di recente nomina. Situazione che crea molte difficoltà se non si vuole essere cinici. Ma la politica è così. Lo è stato in passato, soprattutto con le donne, e parlo anche di un passato più remoto. La Ferrari, la Valle, Cinnante, recentemente la Katia Gentile, Macchi, De Rose, Logullo. È toccato anche a me, per ben due volte. A distanza di meno di un anno dalla nomina di assessore, invito a stringere perché il tempo è scaduto e purtroppo. Sì, lo so che è scaduto, ma. Quindi si avvia a conclusione. Non possiamo concedere altri 15 non minuti. Non perdiamo l'occasione di fare una bella figura. È tema serio ed ho finito. Assolutamente, Presidente. Però c'è il regolamento. La rigidità. Sono passati tre minuti, comunque si rende breve. Facciamola finire, lei chiede da 5 minuti. E non la perda questa. Allora, ho finito, avrei già concluso. A distanza, entri nella dinamica politica emotivo di un intervento, Presidente. A distanza di meno di un anno dalla nomina di assessore, mi sono dimessa senza battere ciglio, interrompendo anche la consigliatura. La dignità personale e il rispetto dei valori e dei principi hanno un valore e un prezzo molto alto e l'abbiamo pagato. Ma non è successo niente di grave. La vita politica, sociale riprende in un modo diverso, ma sempre intenso. Lo hanno tra l'altro dimostrato l'assessore De Rosa e l'assessore Macchi. Con eleganza e garbo sono uscite dalla cena senza abbandonare il progetto politico-amministrativo che avevano perseguito. Lo facciano altrettanto gli uomini in questa occasione. Lo faccia il sindaco, abbandonando questa sorta di braccio di ferro che in concreto e nella sostanza sta attivando contro una legge che vuole agevolare, accelerare e concludo quell'importante ma lungo viaggio che le donne e la società stanno facendo con l'ambizione di far crescere nel paese la cultura dell'eguaglianza e dei diritti in generale. Grazie e grazie anche al Presidente. Si è iscritto a intervenire il consigliere Giovanni Perri. Un po' di silenzio in aula. Sì, nella prassi della giurisprudenza si dice che ubi lex voluit lex dixit. L'articolo 1 della legge 137 non pone equivoci, almeno il 40% della componenza di una giunta deve essere di sesso femminile o di sesso maschile, cioè la legge dice che nessuno dei due sessi deve essere rappresentato per una percentuale inferiore al 40%. Nel computo di questa percentuale deve far parte anche il sindaco, per come la successiva circolare del Ministero del 30 aprile del medesimo anno ha poi meglio precisato. Per questo motivo, poiché ci troviamo oggi a dover discutere di una censura che il Tribunale amministrativo ha mosso a questa amministrazione, vi prego caldamente di non perdere ulteriore tempo e non disperdere ulteriori risorse economiche in inutili contenziosi, poiché chiaramente la norma ci dice come dobbiamo comportarci, la giurisprudenza ha già sancito con moltissime sentenze e scioglimento di numerose giunte quello che si deve fare, per cui per questo motivo rapidamente e bene allineiamoci ai dettami della legge. Grazie. Sì, si è iscritto a intervenire il consigliere Ambrogio.
Ma in realtà io avrei potuto anche esimermi dall'intervenire, vista la brillante introduzione e presentazione del punto del collega Lucente, della collega Lucente, che non vi nascondo abbiamo voluto, come tutti i firmatari, fosse proprio lei a presentare il punto, non solo perché è l'unica donna in consiglio comunale, l'unica donna eletta in consiglio comunale, ma anche perché forse da quel era importante che una donna come lei lo facesse. E però non posso rinunciare all'intervento anche per la mia doppia veste di presidente regionale dell'ANCI Giovane, proprio perché ne abbiamo fatto una battaglia, una questione di principio, e lo abbiamo fatto nei confronti di altre giunte, come quella di Montalto, come quella di Torano, come quella di Vaccarizzo, come quella di Rombiolo, alle quali praticamente abbiamo sollecitato il rispetto della legge del Rio. E sinceramente oggi vedere il comune di cui faccio parte, guidato dal sindaco Chiuto, che come già detto prima ricopre un ruolo importante a livello nazionale dell'ANCI, presidente di una importante commissione, quindi mi rifiuto, e continuo a farlo, mi rifiuto di credere che il comune di Cosenza si opporrà alla sentenza del TAR e quindi che ricorrerà in consiglio di Stato. Mi rifiuto di crederlo perché proprio il sindaco Chiuto, quando la legge del Rio non era ancora in vigore, come dire, si spinse oltre questa legge, nominando in giunta 5 donne. E non me ne vorrà il sindaco, io voglio fare un appunto. Sindaco, lei sapeva di andare incontro a una sconfitta al TAR, perché avevamo già 5 esperienze negative, 5 giunte erano state già, come dire, avevano perso il ricorso al TAR, e noi penso che oltre al danno abbiamo aggiunto la beffa. E perché dico questo? Perché sapendo di perdere potevamo, come dire, ricorrere, perché bene, non si voleva rinunciare a questo ricorso, ma potevamo farlo con l'ottimo ufficio di avvocatura comunale. Invece, come dire, abbiamo affidato un incarico esterno pari a 8.000 euro, sapendo di perdere, come è poi stato. Dico, allora non peggioriamo le cose, quindi dal punto di vista giuridico ed economico finanziario non peggioriamo le cose, quindi evitiamo di ricorrere al Consiglio di Stato, ma evitiamo anche di far fare, come dire, una cattiva figura alla nostra città, perché il TAR, bisogna dire che non solo ha accolto in toto il ricorso proposto dalla consigliera di parità avvocato Stella Ciarletta, coadiuvato dall'associazione www delle donne cosentine, ma si è spinto oltre, come dire, affermando che la giunta è illegittima per difetto assoluto di motivazione. Quindi il sindaco saprà di essere intorto, ma non voglio neanche dire che saprà di essere intorto, ma sono certo che dimostrerà, come dire, che il comune di Cosenza, che l'amministrazione comunale ha interesse, ha intenzione ad adeguarsi a quella legge del Rio, anche perché in particolar modo, come dire, il TAR si è spinto dicendo che è andato oltre, affermando la piena applicabilità della del Rio, come estendendola anche ai famosi e cosiddetti rimbasti. Quindi io dico che, come dire, la consigliera Lucente ha anche detto che
il sindaco aveva riprendendo un'affermazione del sindaco, il quale diceva che non ha avuto, come dire, non ha avuto la possibilità di nominare in giunta delle donne perché i partiti non gliene avevano fornito i nominativi. Ma io penso, e qui come dire, il sindaco non me ne vorrà, quindi no, penso che non mi vorrà contraddire, penso che nella sua giunta ci sia poco di partito e molto di gruppi personali che legittimi, non sta a me dire se sono legittimi e legittimati a proporre i componenti della giunta. Però voglio dire, quindi penso che questa sia una motivazione sterile, e poiché sono convinto che il sindaco intanto voglia osservare la legge, ma poi non voglia far cadere nel ridicolo la nostra città, sono convinto e lo invito nel più breve tempo possibile ad adeguarsi alla legge del Rio. Grazie. Sì, si è iscritto a intervenire il consigliere Berri, poi non ci sono più interventi. Signor Presidente, signor Sindaco, colleghi consiglieri, il mio intervento nasce soprattutto dallo stimolo che mi ha dato la collega Lucente, perché le donne in genere quando fanno le cose ci mettono sempre l'amore e la passione, e lei anche in questa circostanza ci ha messo veramente tanto amore e tanta passione. Io ricordo le belle battaglie della storia delle donne per la conquista del voto, per la conquista al lavoro e in generale per la parità di trattamento nella società. Ciò detto, però, poi forse per evitare di essere frainteso ho preferito fare questa premessa, riconoscendo quindi alla donna un ruolo che al di là della legge è la natura che gli riconosce. Né me la sento, ecco, di giudicare negativamente il nostro sindaco, ma con questo non significa che non gli farò le osservazioni sincere e spontanee che mi sento di fare, perché la prima giunta a me piaceva tanto, onestamente piaceva tanto, per le presenze, per la espressione politica, per la espressione di rappresentanza anche a livello elettivo della città. Quando la politica si fa prendere la mano e le questioni di natura programmatica e di natura politica si fanno sostituire da rancori, da situazioni di natura personale, si finisce sempre col commettere degli errori. E credo che qualche errore in quella vicenda, più di qualche errore, ci sia stato. Con questo non voglio dire che la giunta attuale, sono tutti amici, bravi, poi c'è una rappresentanza bellissima di Succurro che è degna rappresentanza delle donne. E poi basta guardare il tavolo della segreteria generale, quasi tutte donne tranne qualche eccezione. Anche lì dovremmo avere il 45% maschile, per legge. L'ufficio stampa, per esempio, c'è una grossa predominanza di donne. Nominate. Questo significa che cosa? Che una tendenza, una simpatia verso il sesso femminile al sindaco non gli si può dire che non ce l'abbia. Probabilmente per questioni matematiche, di alchimie politiche, si è dovuto ricorrere a nominare qualche uomo in più, uomo inteso non maschio, inteso come sesso uomo. E quindi la legge del Rio, che non ha voluto far altro che riaffermare un principio che spesso in Italia veniva e viene trascurato, del ruolo importante che le donne hanno, per esempio in America, in Inghilterra, nei paesi scandinavi, in altri paesi avanzati questo non c'è, perché è un diritto, cioè le donne sono trattate nel modo paritario come l'uomo, anche se io lo dico a tono di battuta, ma c'è anche sostanza, le giovani donne di oggi, poveri uomini, perché sono terribili, non hanno bisogno delle leggi per farsi rispettare, perché sono abbastanza veraci e quindi hanno questa capacità di farlo. Allora credo che la sensibilità del sindaco
non eviterà di far rispettare questo 40% che la legge del Rio impone a tutte le amministrazioni pubbliche. Credo e spero che lo faccia nel più breve tempo possibile, magari sentendo un po' il proprio animo, le proprie sensazioni, perché in passato non è vero che ha ascoltato sempre solo i partiti, che tante volte i partiti fanno comodo e quindi c'è l'appartenenza, altre volte di meno e quindi si diventa di nuovo sindaco della società civile. La politica, se si accetta di farla, se ne deve accettare sempre sia gli aspetti positivi e sia tante volte gli oneri, quindi gli aspetti anche negativi. Mi auguro che, ecco, che guardandosi intorno faccia una scelta che sia veramente degna delle donne, che sono tante belle e intelligentissime donne che abbiamo a Cosenza, capaci, che sanno mettere tutta la loro passione nel rappresentare la città nel momento in cui vengono elette e designati assessori di Cosenza. Mi auguro che nell'arco di qualche settimana ciò avvenga, anche perché darà maggiore spinta, maggiore impulso all'azione amministrativa della Giunta Comunale. Grazie. Sì, a questo punto, conclusi gli interventi, do la parola al Sindaco. Grazie consigliere, grazie anche a Maria Lucente, che è l'unica donna in consiglio. A me dispiace, per la verità, che sia l'unica componente femminile in consiglio, ma così, vuol dire, effettivamente, come dice il consigliere Perri, la nostra principessa. Quindi, ma l'ha detto lui, io diciamo, ho semplicemente, lo dico nel senso positivo, però no. Come giustamente precisava Maria Lucente, non mi si può dire, perché quando non c'era la legge del Rio, nel 2011 la mia giunta è stata composta da 5 donne su 9 assessori, poi più il sindaco 10, quindi ben oltre quella che è la percentuale, oltre la percentuale prevista oggi dalla legge del Rio. E quindi la mia volontà, diciamo, la mia intenzione, tant'è che anche ai gruppi, io ho ragione Franco Perri, i partiti li ascolto poco, per la verità lo ascoltate sempre poco, quindi mi assumo le responsabilità anche rispetto alle scelte del sindaco, però come anche per evitare che ci siano, diciamo, che si dicano delle cose non vere oppure che si faccia ipocrisia anche su queste cose, è chiaro che nell'ultima parte del mandato c'è un'interlocuzione, c'è stata anche prima, magari era più nella prima fase, diciamo, il sindaco ha un modo anche, diciamo, di rapportarsi, sempre un'interlocuzione che deve avere giustamente con chi ha espresso e ha condiviso il programma e la maggioranza. Nell'ultima fase, vuol dire, spesso, insomma, c'è un'interlocuzione ancora più forte, no? Io ho sempre chiesto, diciamo, ai referenti nella maggioranza di darmi rose di nomi, cioè dove si privilegiasse innanzitutto il profilo professionale, la capacità, perché non faccio differenze, a prescindere da tutto fra uomo e donna. Mi piace che ci sia una componente femminile all'interno, che siano rappresentati tutti e due i generi, però voglio dire, la cosa più importante, diciamo, è che ho sempre chiesto agli alleati, diciamo, a chi ha espresso poi anche indicazione sulla rosa dei nomi che tiene la maggioranza, e anche i profili, diciamo, la qualità, le competenze delle persone che potessero darci una mano, a prescindere che fossero poi uomini o donne, con una preferenza anche rispetto alle donne, perché ho detto, se avete delle figure femminili, mi raccomando. Purtroppo queste figure femminili nell'ultima fase, seppure richieste, diciamo, dal sottoscritto ai componenti, ecco, della maggioranza, non dobbiamo anche nasconderci su questo, non è pacifico il fatto che un'amministrazione eletta nel 2011 con un consiglio comunale a cui fa riferimento anche per la maggioranza, che è composto tra l'altro da una sola donna perché è eletto con, sulla base di regole precedenti, debba poi dopo invece essere in qualche modo inquadrato con una legge successiva, perché è chiaro che c'è come se ci fossero due pesi e due misure, cioè io ho a che fare con un consiglio eletto, con un sindaco, tra l'altro io sono stato eletto prima del 2014, dell'aprile 2014, con un consiglio che ha
che è espressione di una legge, e oggi dobbiamo rapportarci a un'altra legge. Quindi, da un punto di vista giuridico, ci sono tesi che, voglio dire, con cui mi sono confrontato, che non erano con gli altri comuni, che propendono per questa, che questo obbligo, diciamo, non sia per noi così, così come invece è stato espresso dal TAR. Tra l'altro ci sono comuni eletti e sindaci eletti dopo il 2014 che poi hanno fatto opposizione al Consiglio di Stato e hanno avuto anche loro riconosciuta la loro ragione. Quindi addirittura se noi facessimo... Hanno la sospensiva. La sospensiva, se noi oggi, voglio dire, chiedessimo la sospensiva, potremmo, così come è successo con altri comuni, poiché c'è quell'orientamento, ottenere anche la sospensiva, perché altri comuni, seppur eletti i consigli comunali, i sindaci, dopo l'introduzione della legge l'hanno ottenuta, quindi non è una cosa, siamo nella sede di prima applicazione. Io non sono un giurista, se parliamo di attività, vuol dire, che riguardano l'urbanistica o l'architettura, posso anche confrontarmi, diciamo, con colleghi su questa materia, ma sull'interpretazione di questa legge, sull'applicazione, ci sono delle tesi che dicono, di avvocati e di giuristi che dicono una cosa e altri che dicono un'altra cosa. Oltretutto, fino a quando non si esprime il Consiglio di Stato non c'è giurisprudenza consolidata, quindi non è che qui possiamo tutti quanti dire abbiamo ragione, abbiamo torto. Il principio è giusto, è quello che diceva Maria Lucenda. Ecco, qui non vogliamo fare una disquisizione se, adesso ci sono anche altri avvocati presenti, se hanno ragione o hanno torto, no, le due tesi. Il principio è giusto, il principio era giusto anche prima, tant'è che io, quando ho espresso, se ci fosse stato un obbligo di legge, avrei preteso, ma anche i rappresentanti della maggioranza si sarebbero adeguati, perché avendo, diciamo, quell'obbligo, chiaramente tutti quanti avrebbero capito che c'era un'esigenza di esprimere, diciamo, di indicare delle rosse di nominativi, candidati, diciamo, ad assessori, a ricoprire il ruolo di assessore, con presenza femminile, poiché abbiamo ritenuto erroneamente, per quello che poi il TAR ha dato, e adesso però non erroneamente per quello che ha detto il TAR, ma potrebbe essere invece non erroneamente per quello che potrebbe dire il Consiglio di Stato, quindi abbiamo ritenuto che questo obbligo noi non l'avessimo, e quindi i referenti della maggioranza hanno espresso rose di nomi senza presenza femminile, solo questo. Quindi non è, io penso invece che il principio sia giusto, e ovviamente c'è anche un altro discorso da fare qui. Quando poi le cose prendono un verso, noi quindi siamo partiti con una legge, abbiamo composto, poi questo è stato un rimbasto di una giunta già esistente, la giunta fra l'altro adesso non c'è stato ancora neanche notificato il provvedimento, quindi è la giunta, nel momento in cui viene notificato il provvedimento, comunque va alla validità, diciamo, nella sua composizione, perché decadono soltanto i due, per come abbiamo visto e letto, solo i due assessori. Comunque, diciamo, tutto questo iter che cosa comporta e ha comportato? Che ci sono state, diciamo, e ci sono situazioni in cui e dobbiamo tener conto anche delle persone, indipendentemente che questi siano uomini o donne, perché voglio dire, Massimo Bozzo, che è qui presente, assessore Bozzo alla sanità, che ha fatto un lavoro ottimo, devo dire che lo ringrazio, così come anche l'assessore Luciani, che adesso non vedo, ma ha fatto anche lui un ottimo lavoro, ma l'assessore Bozzo si è distinto veramente in un modo, secondo me, assolutamente diciamo che ha dato un contributo notevole non solo all'attività, diciamo, dell'amministrazione comunale, ma ha supportato e ha risolto diverse problematiche che ci interessava, stando anche vicino, diciamo, a situazioni difficili, diciamo, che abbiamo visto in questi anni di governo.
Abbiamo testimonianze dirette di come il suo lavoro sia apprezzato. Non è che noi possiamo la mattina... No, Bozzo c'entra perché Bozzo è il provvedimento che è stato impugnato al TAR, fa decadere l'assessore Bozzo, come fa decadere l'assessore Luciani, quindi sono due assessori che decadono, che sono quelli che sono stati oggetto del rimbalzo. Quindi, no, non era un discorso, io volevo dire un principio, che chiaramente quando ci sono delle persone coinvolte, queste persone, che si chiamino Bozzo, si chiamino Luciani, si chiamano Succurro, Vizza, non sono semplici pedine che vengono utilizzate e vengono... sono delle persone con le quali che hanno condiviso un progetto, che sono state funzionali, diciamo, ad un'attività che noi abbiamo portato in un gruppo di cui noi dobbiamo tener conto. Non è una cosa che noi oggi ci svegliamo la mattina e c'è il sindaco, ma io chiudo perché c'è un'applicazione di una legge che è stata e quindi noi purtroppo questo è l'imbarazzo, diciamo, che io ho. Dopodiché il principio è assolutamente giusto. E noi nel frattempo che diciamo aspettiamo, anche perché noi non siamo abituati a consumare le persone, noi siamo abituati ad avere il massimo rispetto nei confronti di chi, delle persone in generale, che siano uomini o donne, di chi lavora con noi, poi, e di diciamo, tenere un rapporto sempre assolutamente corretto, che prescinde, diciamo, da queste differenze. Poi ripeto, a me fa piacere, e quando c'è una legge uno cerca di osservarla e quindi lo fa prima. Quando si trova in un momento successivo, come in questo caso, è difficile, voglio dire, poi non trovare, trovare delle soluzioni. Oltretutto spesso queste sono occasioni per mettere volutamente in imbarazzo l'amministrazione del sindaco, perché si capisce che quando si toccano alcune situazioni politiche è chiaro che si creano delle difficoltà, ci sono delle malanime, insomma ci sono delle problematiche. Quindi spesso l'opposizione, lo capisco nel gioco delle parti, nel ruolo, utilizza queste cose come dei pretesti per creare difficoltà. Diciamo, cioè adesso il sindaco non riesce a comporre più la giunta con la presenza femminile. Questo io vorrei... Diciamo che la cosa non fosse svilita, diciamo, a questa strumentalizzazione pure. E capisco, infatti apprezzo anche gli interventi dei consigli di minoranza, che invece credo che siano andati in tutt'altra direzione. Noi cercheremo di risolvere queste problematiche, se possibile, con la comprensione delle persone che sono coinvolte, senza mortificarle, senza, voglio dire, appunto... facendo capire loro appunto che è un problema che è sopravvenuto, e però dire, abbiamo, diciamo, questo imbarazzo, quindi non ho altro da aggiungere, e credo che non si possa non ammettere che questa amministrazione ha sempre avuto, non solo nella composizione della giunta, ma per tutte le attività che ha svolto pure all'interno, poi voglio dire, ai vari gruppi, dallo staff, diciamo, ai collaboratori che ha utilizzato, diciamo, anche all'interno stesso, diciamo, dei dipendenti comunali, ha sempre avuto una grande attenzione, diciamo, verso le donne, verso il lavoro e l'intelligenza, diciamo, delle donne e del contributo che possono dare ad un'attività, anche da un punto di vista creativo, di sensibilità, diciamo, che hanno, come la nostra, diciamo, che è rivolto al bene comune. Grazie. A questo punto vi è come ultimo punto all'ordine del giorno risposta alle interrogazioni entro il 3 marzo. Il documento, finora non è arrivato niente, voglio dire, perché non è stato presentato. Io potevo immaginare, la del rimbasto.
c'è la sentenza in pugno e in rimpasto. Non le altre giunte, ricorrendo al Consiglio di Stato, hanno avuto la sospensiva perché non si è trattato di un rimpasto. Consigliere Ambrogio, il sindaco ha risposto e ha anche detto che aspetta la notifica, ma voglio dire, intanto qui ripeto, non si è concluso l'iter del punto senza aver noi ricevuto alcun documento. Ma d'altra parte, voglio dire, scusate, voi avete chiuso, chiesto sì. Questa, avete già chiesto gli interventi, quindi il documento è praticamente l'intervento, cioè gli interventi, c'è già la richiesta di sostituzione alla luce di questo, mi pare. Poi se sì. Vogliamo fare un documento, cioè uguale. Vabbè, è già evidente, oltretutto c'è una legge, quindi non è che è una richiesta. La nostra richiesta. Poi voglio dire, la vostra richiesta voglio dire è chiara, così come diciamo potrebbe essere chiaro allo stesso modo il documento. Cioè quello che voi chiedete è di sostituire, diciamo, di sostituire gli assessori con delle. Con, così come. Esatto. Ma lo avete detto. Sì, sì, ma è chiaro, è chiaro. Delle ultime nomi. Scusi, la posizione espressa è chiara. Adesso qui il problema è se volete fare un documento con questa posizione che è già chiara dagli interventi, che è la richiesta, diciamo, di ripristinare questo numero, mi pare che sia chiaro. Ripeto, non c'è bisogno perché ormai diciamo, io sono passato al punto successivo, i documenti non ne sono arrivati, quindi credo che sia stato ribadito anche la volontà diciamo, espressa. Non credo ci sia bisogno comunque. Allora, siamo... ripeto, io non ho avuto nessun documento qui né firmato né presentato e siamo al punto successivo. Non credo, io posso porlo in votazione, ma non credo che ci sia la volontà appunto esaurita, discussione completata. Potete presentare nel prossimo consiglio verrà trattato come prevede il regolamento, chiedete una mozione e nel prossimo consiglio lo mettiamo come diciamo punto all'ordine del giorno. Allora, per quanto riguarda il punto 8 posto all'ordine del giorno, risposta all'interrogazione del 30 marzo 2015, siccome si sono accumulati diversi punti e diverse risposte alle interrogazioni, si sta preparando insieme alla segreteria del sindaco le risposte, quindi anche gli assessori, ma sicuramente si avrà bisogno di una seduta successiva, quindi io chiedo all'Aula magari decidendo anche una data poi che sarà successiva però a quella del bilancio, per affrontare in una seduta ad hoc, quindi una sorta di question time, le risposte alle interrogazioni. Sì, c'è un intervento, consigliere Ambrogio. Mi pare assolutamente vergognoso che dopo 3 anni ancora l'amministrazione comunale abbia bisogno di tempo, del tempo per rispondere a delle interrogazioni. Cioè, mi pare state mortificando veramente i consiglieri e la città. Cioè, non è possibile, abbiamo delle interrogazioni, qui il tavolo mi può dare ragione o torto, da 3 anni e mezzo da discutere, quindi voglio dire, egregio Presidente, trovi un'altra scusa o si discutono, perché anzi chiedo che il segretario generale ci dia contezza del fatto che se sono pronte queste interrogazioni, queste risposte di interrogazioni, oppure se non sono pronte perché non si ha la capacità di dare una risposta ai consiglieri. Grazie. E quindi chiedo che si discutano le interrogazioni. Allora, c'è già un intervento contrario, quindi a meno che non intervenga a favore della richiesta di rinvio che ho fatto.
Diciamo che abbiamo già, io mi impegno comunque a fissare nella prossima conferenza dei capigruppo una data ad hoc per la trattazione con tutte le, diciamo, anche perché molti sono punti superati, quindi sì, se c'è un intervento a favore, come no. Io penso che sinceramente gli interventi siano tutti a favore, anche quello di Marcambrogio, sinceramente, perché è a favore della città che ci siano le risposte, quindi al di là di tutto, insomma, è a favore. E perché non fissarla la data? Perché dobbiamo rinviare anche la fissazione della data? Siamo tutti quanti qua, si decide insieme un attimino, si fissa la data e siamo tutti presenti e curiosi di sapere come sono finite queste interrogazioni. Perché no? Cioè, voglio dire, continuare a differire sinceramente non rende onore all'attività che invece avete svolto, per cui per voi stessi trovate la voglia di dare queste risposte, altrimenti veramente, come dire, destate brutti pensieri e secondo me mal posti, perché fondati soltanto su questo atteggiamento sinceramente reticente e inutilmente omissivo. Quindi per favore fissate la data, la sottoscriviamo qualunque essa sia, fosse pure il 25 aprile, il 1 maggio, quindi fatelo, però fatelo sinceramente, perché non vi rende il merito giusto e doveroso per l'attività che invece avete svolto. Nelle vostre risposte ci può essere l'opportunità per fugare dubbi, dare serenità a quesiti che invece tengono appese molte perplessità. Grazie. A questo punto credo che, visto e considerato che abbiamo già fissato un consiglio per il 28, che è il consiglio sul bilancio, possiamo impegnarci in quella sede dove oltretutto ci saranno tutti i consiglieri, perché adesso sono andati via molti capigruppo, quindi stabilire una data dove poi ci ritroviamo con i capigruppo e dico no, questo giorno non mi va bene, quindi suggerirei, proporrei all'Aula di tenere la conferenza dei capigruppo durante, diciamo, immediatamente prima o immediatamente dopo il consiglio sul bilancio, così da fissare, avere anche una settimana di tempo per fissare la data migliore per la trattazione. Anche perché gli assessori devono rispondere. Sì, e ovviamente avvisando anche gli assessori delegati a rispondere alle interrogazioni pertinenti. A questo punto poniamo in votazione la richiesta di rinvio del punto. Chi vota a favore? Chi si astiene? Chi vota contro? Quindi 3 voti contrari, sono astenuto, il punto è rinviato e non essendovi ulteriori punti all'ordine del giorno, la seduta è conclusa.